Nel video di oggi parliamo di come fare la valigia perfetta, quella che ci permette di godere al massimo dei nostri viaggi e delle nostre vacanze, senza però portarci a spasso troppo peso. Ciao a tutte e benvenute al nuovo video. Sono Cristina, blogger di No Time for Style, autrice di una serie di corsi e manuali dedicati allo stile e all'immagine di noi donne over 40. E oggi sono qui per parlarvi di un argomento richiestissimo sul quale continuo a ricevere tantissime domande da molte di voi e condividere con voi tutto quello che ho imparato in anni e anni di viaggi, anche molto avventurosi in parte, perché avere con sé tutto il necessario senza però sprecare spazio, senza portarsi in giro troppe cose è veramente fondamentale per godere al massimo di viaggi e vacanze. Il primo consiglio che vorrei darvi è quello di scegliere innanzitutto il contenitore, la valigia o anche il trolley giusto. Sia che si tratti di semplice bagaglio a mano, perché magari fate una vacanza corta e dovete un pochino limitare i vostri bagagli, sia che si tratti di una bella valigiona di quelle da 20 kg, è importantissimo secondo me sceglierla in modo che sia divisa in due, come peraltro sono quasi tutti i trolley e quasi tutte le valigie. Questa struttura, diciamo, in due parti, infatti ci permette di organizzare molto meglio le nostre cose e soprattutto da mettere da un lato magari le cose che non occorrono proprio sempre, dall'altro tutto il vestiario, le cose che invece magari dovremo maneggiare e utilizzare proprio su base quotidiana. In questo modo già riusciremo a dare un'organizzazione di massima ai nostri bagagli e soprattutto se magari invece di trattarsi di una vacanza stanziale al mare o in montagna si tratta di un viaggio itinerante, quindi dovremo magari disfare più volte le nostre valigie, ci permetterà di risparmiare moltissimo tempo e anche tanto stress. Un secondo consiglio, sempre legato all'organizzazione dei nostri bagagli, è quello di fare un uso dei cosiddetti cubi da valigie. Se ancora non li avete, io vi consiglio assolutamente di spendere qualche euro, costano veramente pochissimo e su Amazon ne trovate di tutti i tipi per comprare i classici cubi da bagagli, che sono quei contenitori in plastica o in nylon leggerissimo che vi permettono di strutturare meglio i vostri bagagli. Il modo ideale, io li ho già da diversi anni, quindi li ho sperimentati in vari modi, è quello di organizzarli per tipologia di capi. Quindi usate per esempio un cubo per tutti i vostri top, i vostri sopra, un altro cubo magari per i pantaloni e le gonne o gli shorts, un altro cubo ancora per esempio per metterci tutte le cose che vi serviranno solo la sera, come per esempio il pigiama e magari il beauty case. In questo modo veramente avrete una grandissima facilità nell'estrarre esattamente il cubo che vi serve quando vi serve, senza per questo dover disfare tutta la valigia. Qua sotto vi lascio qualche link a quelli per esempio che ho io come cubi da bagaglio, ma è veramente una cosa che vi cambierà la qualità di tutte le vostre vacanze, ve l'assicuro. Un terzo consiglio, secondo me, fondamentale, a me è capitato tante volte di sbagliare, finalmente ho imparato, è quello di chiedersi veramente, sinceramente, a freddo, quando siete ancora a casa, quali sono gli oggetti essenziali, magari neanche così importanti, ma per altre persone, ma per voi sì, che vi fanno sentire a vostro agio, carine, a posto, anche in capo al mondo. Perché anche se dovete limitare gli spazi, anche se dovete limitare i bagagli, portatevi quei due o tre oggetti che veramente vi fanno sentire a vostro agio. A me, per esempio, dà un fastidio terribile avere, non so, i capelli crespi in vacanza, per cui mi porto sempre, sempre, sempre la piastra, che ad alcune potrà sembrare superfluo, ma per me è così. Se io non ho i capelli a posto, se vedo il capello crespo e gonfio perché magari c'è umidità, io non mi sento a mio agio e quindi in qualche modo si influisce anche sul mio umore durante la vacanza. In particolare, invece di portarmi quella al vapore, la Steam Pot, che è la piastra che io solitamente uso a casa, mi porto questa di GHD che occupa circa la metà dello spazio dell'altra, è veramente molto semplice da utilizzare e oltretutto è una piastra universale. Questo è importante perché quest'anno io andrò in vacanza negli Stati Uniti e quindi voi sapete che molti dispositivi non sono compatibili. Abbiamo anche un trasformatore, ma comunque ecco, io mi porto questa che è comodissima perché posso usarla in tutto il mondo. Un'altra cosa a cui ho deciso di non rinunciare nemmeno in vacanza è una delle mie maschere LED, questa per il viso in particolare, che poi posso utilizzare magari anche per altre parti del corpo perché è sufficientemente larga.
Voi sapete che io adoro e utilizzo nel quotidiano alcuni dispositivi beauty che hanno cambiato veramente la qualità della mia beauty routine, in particolare sono queste maschere LED Current Body. Ormai ho questa per il viso, ho quella per il contorno occhi, ho quella per collo e décolleté e anche l'ultima arrivata che mi hanno mandato è quella per le labbra. Sono tutte eccellenti. La tecnologia LED, chi di voi la conosce già, sa che veramente cambia la qualità. Illumina tantissimo, dopo poche settimane vedete veramente dei risultati rilevanti, infatti sono anche supportati ampiamente dalla ricerca scientifica. Perciò io ho deciso naturalmente di lasciare a casa le altre che utilizzo comunque a casa regolarmente, ma di portarmi almeno questa che è piatta, può stare veramente in qualsiasi bagaglio. Questa luminosità che regalano solo queste luci LED, io non posso rinunciare nemmeno in vacanza. Viceversa, ho deciso di lasciare a casa il Nu Face Mini, che a casa utilizzo regolarmente, perché dovrei portarmi anche la bottigliona di gel e non ho voglia di portarla con me, per cui porterò questo sempre di Current Body, che mi permette comunque di fare un bel massaggio linfodrenante al viso e lo posso fare con qualsiasi siero o crema che mi porto in vacanza. In compenso ho deciso comunque di ridurre drasticamente il beauty case delle vacanze. Io non sono, già non mi trucco moltissimo di mio e ci sono cose che in vacanza utilizzo davvero molto poco, come per esempio il fondotinta. Perciò ho comprato questa crema colorata di NARS che si chiama Pure Radiant Tinted Moisturizer, quindi ha un buon fattore SPF 30, quindi fa anche, diciamo, da protezione solare se proprio non vi esponete al sole per un viaggio, secondo me va benissimo. Ha comunque una buona coprenza, secondo me, per me è assolutamente sufficiente per i miei gusti e non devo più portarmi la crema a giorno, che quindi è un bel barattolino che posso lasciare a casa, è bella luminosa e al tempo stesso mi protegge anche dai raggi solari, per cui invece di portarmi 3 o 4 prodotti porto solo questa. Questo è un piccolo esempio, naturalmente vale un pochino per tutto il beauty case delle vacanze. Chiedetevi anche qui cosa è veramente essenziale. Ho bisogno davvero di intere palette di ombretti, ma anche qui ecco, valutate per come siete voi. Se per voi è così importante un trucco completo e sempre diverso anche in vacanza, abbondate con questo tipo di prodotti e chiedetevi dove invece potete tagliare. Ma non lesinate mai sulle cose che sono realmente importanti per farvi sentire a vostro agio. Un'altra cosa importante a livello proprio di contenitori di bagagli è anche la seconda borsa che portate con voi. Di solito quasi tutti viaggiano con un trolley oppure con una valigia e poi una seconda borsa che utilizzano anche in aeroporto. Fate in modo che sia ultra leggera. Qua secondo me è più importante la praticità dello stile. Io per esempio uso una Longchamp che comunque è bella, è la pliage. Quindi si può anche volendo piegarla e occupa pochissimo spazio e poi dentro magari mi porto anche la classica tracollina piccola se voglio qualcosa di un pochino più elegantino, ma lascio a casa naturalmente altre borse perché non sento il bisogno di portarmi in giro per mezzo mondo magari borse di lusso e di cambiarle spesso. Un'altra cosa importante è di ricordarsi, soprattutto se viaggiate con solo bagaglio a mano, dei liquidi e delle norme sui liquidi. Per cui tutto quello che supera i limiti deve essere inserito in un contenitore trasparente e poi esibito al momento appunto dei controlli. Io ne ho appena ricevuto uno carinissimo da una beauty box di Look Fantastic. Io adoro le beauty box di Look Fantastic perché pensano sempre in modo intelligente a quello che servirà in un dato momento dell'anno, in un determinato mese. Per cui a maggio è arrivata la beauty box che invece di essere la classica scatola di cartone era appunto un bel beauty trasparente, perfetto. Per quest'uso. Un'altra cosa importante è se, soprattutto se volate in aereo o in generale anche se prendete il treno, indossate per viaggiare, quindi già nel viaggio d'andata, le cose che o si stropicciano facilmente. Se per esempio volete portarvi un blazer anche in vacanza, indossatelo nel viaggio d'andata perché in valigia immancabilmente si rovinerà. Anche tutto quello che pesa un po', soprattutto se non fa troppo caldo, io vi consiglio di indossarlo per il volo o comunque per il viaggio d'andata in modo da non dovervelo portare nei bagagli. Un altro consiglio che per me si è rivelato prezioso, perché ho fatto anche dei viaggi molto spartani e molto avventurosi, è quello di aver acquistato su Amazon
per pochi euro un beauty case che può essere appeso e che si apre in varie parti. Questo mi permette di organizzare meglio tutto, quindi sia prodotti beauty veri e propri, ma anche eventualmente dispositivi elettronici oppure anche i farmaci in sezioni diverse. E poi quando arrivo a destinazione, spesso i bagni poi degli hotel sono magari molto piccoli, non hanno tante superfici piane, io lo appendo da qualche parte, qualche gancio e ho tutto a disposizione, le cose non si rovesciano e le trovo e le vedo subito. Un altro consiglio importante, parlando sempre di beauty, è quello di collezionare le cosiddette travel size, che non sono, attenzione, i campioncini che non bastano mai, ma proprio quelle mini confezioni che bastano per coprire una, due o anche 3 settimane di vacanza durante tutto l'anno. Soprattutto collezionate o acquistate, magari se è possibile, le travel size dei prodotti che utilizzate di solito, perché anche crearsi quei beauty case che sembrano perfetti, ma tutti fatti di campioncini o di mini taglie di prodotti che non sono quelli abituali, poi rischiate di trovarvi in vacanza con prodotti che non funzionano così bene, quindi si crea di nuovo quella sensazione di disagio, di non essere tranquilli a vostro agio a casa vostra, che anche è spiacevole trovo in vacanza. Un altro consiglio importante è quello di portare i vostri dispositivi elettronici, per esempio io e mio marito, lavorando entrambi in proprio, lui è un imprenditore e una libera professionista, abbiamo bisogno di portarci purtroppo il computer portatile anche in vacanza. Per questo abbiamo investito in uno zaino di Samsonite molto molto pratico che protegge bene i nostri dispositivi elettronici e ci permette di tenerli separati, così in aeroporto, dove spesso, sempre più spesso, vi chiedono di mostrarli separatamente, ci vuole solo un attimo per estrarli, mostrarli alle autorità che fanno i controlli e poi riporli in tutta sicurezza. Ma veniamo anche ai consigli di stile, che so che alcune di voi stavano aspettando perché me l'avete anche chiesto, e qui il consiglio, quello proprio generale migliore che posso darvi, è innanzitutto di verificare come sarà il clima, come sarà il meteo una volta arrivati a destinazione. Questo ormai possiamo farlo in modo relativamente affidabile anche già con qualche settimana di anticipo, e poi anche le vostre vere occasioni d'uso. È inutile che vi portiate 1000 outfit da gran galà se si tratta di una vacanza un pochino alla buona o sportiva, e viceversa. Pensate, se avete qualche occasione particolarmente elegante, di portare il necessario, ma senza esagerate. Siete pur sempre in vacanza e quindi è giusto anche semplificarsi la vita. Il secondo consiglio molto importante a livello di stile è quello di scegliere uno schema di colori. Questo significa di base scegliere due colori, magari neutri, io preferisco sempre perché si abbinano bene con tutto, che si abbinino tra di loro e che sia facile anche magari abbinare con del colore, con degli accenti più colorati, quindi tendenzialmente un colore chiaro e un colore scuro. A questo punto scegliete tutti i capi basici che vi servono per il vostro viaggio o la vostra vacanza in questi due colori. Questo è veramente importante per limitare le cose che vi porterete, e poi riempite gli spazi che vi rimangono con cose magari in altri colori, che creino degli accenti e creino un po' di varietà in vacanza. Secondo me, almeno per come sono io, preferisco di gran lunga portarmi qualche dispositivo beauty o portarmi la piastra e limitare un pochino l'abbigliamento. Non sento il bisogno in vacanza di tutta questa grandissima varietà, anche perché le persone che mi vedranno indossare certe cose, ammesso che si ricordino di come ero vestita il giorno prima, cambiano sempre, soprattutto nel caso di un viaggio itinerante. Ma secondo me, anche se siete fisse in albergo, non è che le persone si ricordano se indossate più di una volta lo stesso outfit, è più una nostra percezione. Un consiglio direi fondamentale, l'ho lasciato per ultimo, ma importantissimo, è quello di limitare le scarpe ridondanti. Chiedetevi anche qui veramente che scarpe vi serviranno, per quali occasioni d'uso, come saranno probabilmente i terreni dove andate. Per esempio, in molte città d'arte ci sono i sanpietrini, quindi evitate i tacchi alti e sottili, tanto poi non li indosserete mai. Io di solito riesco a cavarmela con un massimo di 3 paia di scarpe, anche se sto via 3 settimane. Di solito un paio di sneakers comodi,
comode che indosso anche per il viaggio, così non occupano spazio nei bagagli, un qualcosa con un po' di tacco. Di solito mi porto d'estate un paio di espadrilles con un po' di zeppa, che sono carine anche per un look carino serale, oppure un sandalo con un tacco abbastanza largo, anche quello può essere un'alternativa se siete più il tipo elegante, e poi una ciabattina, sandalino piatto che possa servire a usi molteplici. Magari se in hotel non vi fidate a camminare scalzi, potete indossarle anche proprio come ciabattine. Se andate in spiaggia qualche volta, ma non tutti i giorni, potete usarle anche come ciabattine da spiaggia, e poi vi fa da sandalino piatto anche magari in città o in altre occasioni più sportive. È importante non sceglierlo magari proprio di gomma o troppo brutto, perché in questo modo veramente si moltiplicano anche gli utilizzi. Potete usarli anche con un bel maxi dress per una serata tranquillamente. Ecco, spero che questi consigli vi siano stati utili. Se è così, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale accendendo anche la campanella. Qua sopra trovate subito altri due video dedicati a questi argomenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!